Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza giornata, sembra la trentesima, ma è solo la terza ancora, giornata di votazioni per il Quirinale. È già finito il terzo giro, terzo e ultimo, che prevedeva il quorum dei due terzi, altissimo, e ovviamente anche oggi non raggiunto, per eleggere il capo dello Stato. Dentro questa votazione ci sono varie notizie, sia dentro la votazione che fuori, nei corridoi, diciamo. Fatico a capire dove sono di più le notizie, Peter, perché sono molte in entrambi i posti. Dentro le urne ne abbiamo sicuramente tre, Peter. La prima è che ci sono 125 parlamentari che, potremmo dire, se ne fregano del gran rifiuto di Mattarella, lo votano, si stanno pesando i parlamentari che potrebbero spingere per un Mattarella bis. Poi ci sono i voti di Crosetto, che è, va bene, un esponente di Fratelli d'Italia, ma prende più del doppio dei voti che ha Fratelli d'Italia dentro appunto nella platea dei grandi elettori. E che cosa vuol dire? Vuol dire essenzialmente che Fratelli d'Italia mostra un po' i muscoli e dice: con un candidato nostro peschiamo anche in Forza Italia e nella Lega. Terza notizia, sono i 20 voti per Giorgetti, probabilmente di marca tutta leghista, ma che hanno un messaggio dentro, no? Caro Salvini, guarda che neanche tra i tuoi tu sei coeso e compatto, soprattutto se, notizia della mattinata, ecco, vuoi davvero puntare sul nome che è la Casellati. Peter, la situazione si sta ingarbugliando, per utilizzare una parola un po' più fine. Mi veniva incasinando, però voglio essere un po' più E istituzionale. beh, come ha detto Giorgetti, quando la situazione si incasina può spunta Casini. Io non credo che Casini diventerà Presidente della Repubblica, poi ovviamente potrò essere smentito. Perché? Perché un Casini Presidente della Repubblica sarebbe una sconfitta totale da parte del centrodestra, perché è inutile raccontarsi balle. Casini è un signore che ha fatto parte per tanti anni del centrodestra e poi a un certo punto si è candidato col centrosinistra. Non è che può essere rivendicato come finalmente abbiamo la nostra primazia, il nostro nome. E in più creerebbe anche un problema, presumibilmente a Salvini, perché è più che scontato che non verrebbe mai votato in ogni caso da Fratelli d'Italia. E lui si presenterebbe con gli elettori di centrodestra come quello che invece ha sostenuto un signore che sta in Parlamento dal 1983. Dall'altra parte, invece, probabilmente ci potrebbero essere molti più voti, soprattutto da parte del Partito Democratico. Più difficile che ci siano tanti voti da parte dei 5 Stelle, perché anche per i 5 Stelle questa situazione vorrebbe dire un voto di stabilità rispetto al futuro del governo, ma presentarsi alle prossime elezioni ancora più scassati. È interessante però, rispetto ai risultati che tu ci hai dato, anche quei 20 voti di Giorgetti. 20 voti di Giorgetti, presumibilmente all'interno della Lega. Signori, all'interno della Lega non siamo più tutti d'accordo. La domanda è: può riemergere Draghi a questo punto? Io vedo un problema. La riemersione di Draghi dopo parole talmente nette da parte di Salvini non sarebbe solo una sconfitta di Conte, indubbiamente, ma sarebbe anche una sconfitta clamorosa a questo punto dello stesso Salvini. Escludo, o mi sembrerebbe molto difficile, la prova di forza sulla Casellati, perché se la prova di forza sulla Casellati andasse male, anzi, la prova di forza sulla Casellati avrebbe una conseguenza immediata: la presentazione di un altro candidato da parte del centrosinistra, Ricciardi, uno così, andare a pesarsi, ma probabilmente finisce pari e patta, o probabilmente vince uno o perde l'altro, ma se per caso perde la Casellati sponsorizzata da Salvini, Salvini vuol dire che sbaglia il terzo all-in della sua vita, cioè quello del papete e poi quello delle elezioni in Emilia-Romagna. Non gli conviene tutto questo. Quindi, seppur ammettendo che la figura di Draghi esista ancora, nonostante gran parte degli grandi elettori non lo vogliano, si può pensare che la figura di Draghi emerga alla quinta, alla sesta, settima, ottava votazione. Prima bisogna vedere come a Salvini ha intenzione di giocarsela. La cosa più semplice, e lui quella porta se la tiene aperta, per lui sarebbe presentare un candidato o una candidata, figurando quindi da kingmaker,
ma che non sia un candidato o una candidata caratterizzata necessariamente da un passato di centrodestra. Cioè, presento questa persona, magari super partes, e la propongo io e la faccio votare da tutti. Andrà così? Boh. Allora, Peter, noi siamo una redazione, ci siamo scoperti di essere una redazione qui al fattoquotidiano.it troppo ottimista, talmente ottimista che consideravamo, diciamo, assolutamente improbabile l'ipotesi di Pier Ferdinando Casini. Ciò ci ha comportato, diciamo, ora, questo pomeriggio, di iniziare a preparare, diciamo, un ritratto, chiamiamolo così, su questa figura che continua comunque a galleggiare lì sullo sfondo del Toto Quirinale. E, diciamo, dico due cosine, due flash, perché non è solo una questione che viene dal centrodestra, ci sono anche tutta un'altra serie di contorni, alcuni li ricorderemo, mise le mani sul fuoco per Toto Cuffaro, quindi se le bruciò essenzialmente oggi dovrebbe andare in giro senza mani, visto che, come sapete, Cuffaro poi fu condannato per favoreggiamento alla mafia. Ma ho trovato anche un'altra cosa simpatica. Quando lui divenne presidente della Camera nel 2001, il suo discorso fu tutto improntato contro il trasformismo. Il che è straordinario per uno che, diciamo, ha attraversato indenne schieramenti, repubbliche ed epoche politiche, cambiando come se niente fosse casacche, senza considerare, diciamo, l'ultimo successo, se così possiamo chiamarlo, che è, non so se qualcuno se la ricorda ancora, la presidenza della commissione d'inchiesta sulle banche. Nel 2018 lui aveva detto che quella commissione d'inchiesta era una roba ideologica che non stava né in cielo né in terra. Renzi lo non fece nominare presidente e lui fece il presidente, non si rifiutò, presidente di una commissione che si risolse, come ricorderete, in niente, nulla, Niente. flop totale. Quindi comunque qui non è tanto una questione di uno ha fatto il presidente della Camera e quindi può andare a fare il presidente della Repubblica, è anche una questione di condotte politiche che, voglio dire, sono lasciano un po' il tempo che trovano, però Casini sembra crederci. Non ci credono e sono evidentemente ottimisti come noi, i nostri lettori. Un nostro lettore, per esempio, ci dice che Casini è già bruciato, parliamo di cose serie, tipo i 5 Stelle che votano in bella truppa per Mattarella. Conte, dopo il Presidente della Repubblica, dovrà andare alla resa dei conti interna, così non si può proseguire. Che ne pensi? Detto che non sappiamo che ha votato Mattarella, è probabile, perché lo avevano detto da giorni, che un numero non minimo di 5 Stelle abbia votato oggi Mattarella bis, insieme a un gruppo nutrito di parlamentari del PD. E dopo l'elezione della Presidenza della Repubblica, per forza qualcosa deve succedere all'interno del Movimento 5 Stelle, anche perché poco fa voi stessi mi stavate raccontando di un articolo appena uscito sul Domani che racconta la storia di una telefonata che sarebbe avvenuta tra Grillo e una telefonata, anzi, di Maio Grillo, nel corso della quale sarebbe stata perorata la causa di Draghi. E con un appoggio sostanziale da parte di Grillo rispetto alla causa di Draghi. Se così stanno le cose, è evidente che non puoi durante le riunioni dire ok, io sostengo le mie posizioni, poi le posizioni del movimento saranno tutte unite, se poi ti rivolgi al garante per cercare di sconfessare quello che è il capo. Se le cose stanno così, è evidente che un chiarimento interno ci deve essere. Più che un chiarimento, una resa dei conti, sostanzialmente. Senti Peter, ma in questa situazione che ieri sembrava un po' più lineare, oggi invece si è, come abbiamo detto, incasinata parecchio. Oggettivamente è ancora ipotizzabile la carta terza che mette d'accordo tutti? Oppure i Sì. rapporti rischiano di essere compromessi dalle posizioni di oggi? Io continuo a pensare che la carta terza sia quella che riesca a salvare sia lo status quo, che tiene tanto, a cui tengono tanto i parlamentari, cioè di andare alle elezioni fra un anno e passa, salvare il governo e anche far permettere la salvare la faccia agli attori in campo, a partire da Matteo Salvini. Perché quello che rischia di più, al di là della questione 5 Stelle, che gli diamo da tanto tempo in forte caduta o caduta quasi libera, è Matteo Salvini. Se perde questa partita, la partita del Kingmaker, si presenta alle elezioni prossime in maniera totalmente disastrata. Una partita del Kingmaker che è una delle tante partite, perché l'altra partita, tu hai parlato di un Draghi che
riemerge all'ottava nona votazione, cioè sotto traccia c'è una partita del governo, Peter. Pensi che se ne stia davvero parlando? Cioè, si sta parlando dell'ipotesi Draghi al Colle e quindi l'ipotesi per continuare il governo, detto che sarebbe completamente anticostituzionale per uno che vuole fare il Presidente della Repubblica discutere sul suo successore a Palazzo Chigi. No, io credo che davvero Draghi non ha bisogno di parlare del suo governo. Io credo che se davvero ne hanno parlato, lui abbia detto davvero io non mi posso impegnare per il futuro, tu fai ministro o cose del genere. Io penso che sia vero che Draghi abbia detto un'altra cosa. Guardate che se non mi fate presidente, senza dire non mi fate presidente, ma dire guardate che io resto qua solo una condizione, comando io. Voi dite che la nave è in tempesta, che il capitano deve rimanere al suo posto, ma quando la nave è in tempesta gli ordini del capitano non si discutono. Cosa vuol dire in pratica? Che sul bonus 110% su cui tutti i partiti hanno detto andiamo avanti così e su cui lui aveva messo un freno per le sue ragioni di bilancio, si cambia registro. Che sulla il catasto, il nuovo catasto passa così me l'ha pensato lui. Che sui balneari su cui si erano fermati si va avanti così, con tutte le incognite dovute al fatto che, per esempio, bisognerebbe fare la riforma del fisco. Fare la riforma del fisco con una maggioranza così è difficile, ma d'altra parte, se non la si fa, non arrivano i soldi dell'Europa. E quindi, da questo punto di vista, Draghi come Presidente del Consiglio sarebbe ancora più forte. C'è un nostro lettore, ascoltatore, si chiama Graziano Cesarotti, che diciamo, ha avuto un dubbio, o meglio, forse un'illuminazione. Scusate, ma dopo il passo indietro di Berlusconi, Casini è il piano B? No, credo che sia il piano B di Casini e certamente non è il piano B di Berlusconi. Vedete, Berlusconi ha detto una roba che ha cambiato tutto, ha detto Draghi resti al suo posto. Molti di noi ci saremmo aspettati, io mi faccio da parte, faccio il kingmaker e vi dico che l'uomo giusto, buono e giusto è Mario Draghi. Non essendo successa questa cosa, è evidente, che la questione. Mi pare che lui abbia ascoltato il consiglio di Verdini, di quella famosa lettera dell'Utri, in cui si diceva, caro Silvio, fatti da parte e lascia far fare per favore il kingmaker a Salvini. Il punto è che Salvini, con la stessa chiarezza di Conte, ha detto Draghi deve continuare a fare il Presidente del Consiglio. Se Salvini torna indietro da quel punto, è evidente che anche rispetto a tutti i suoi ha una perdita di credibilità che è mostruosa. È per quello che io continuo a pensare che alla fine l'unico modo che abbiano per uscirne è una carta terza. È la stessa cosa che dice una nostra lettrice, Maria Teresa Proietti. Un mio pensiero è che sarà PDR, Presidente della Repubblica, chi non è mai stato nominato fino ad ora. E io penso che sia molto probabile questo. E soprattutto qualcuno che non possa essere ascrivibile direttamente a nessuno dei due schieramenti. Casini potrebbe andare bene perché è stato prima di destra e poi di sinistra, ma appunto nel suo essere stato prima di destra e poi di sinistra diventa un problema per la destra, perché eri con noi e poi ci hai mollato. E quindi sei una sconfitta per noi. Abbiamo finito per eleggere un altro che è stato eletto nelle file del PD. E poi, detto in soldoni, in quello è Casini, no? Certo, tra l'altro un Quindi seggio. credo che anche andare da Mattarella sarebbe una sconfitta per il centrodestra, non perché non sarebbero contenti dello status quo, ma come adesso che sono più forti, che per una volta sono almeno forti come il centrosinistra, hanno qualche voto in più, cosa fanno? Riprendono un presidente di cui alla fine hanno parlato bene, ma che sempre, sempre viene fuori da quella parte. Io davvero non sarei stupito che saltasse fuori la carta coperta. Sarei piacevolmente stupito dalla carta coperta. Diciamo che Peter, però adesso si inizia a fare sul serio, perché domani il Sì. quorum passa a 505. Non è bello da giornalisti fare i pronostici, ovviamente, però a questo punto tu, con la situazione attualmente che è in stasi, quando te l'aspetti un movimento Stanotte, stanotte?
stanotte, perché sennò domani vanno allo scontro. Vanno allo scontro che magari può finire con un nulla di fatto, o può finire con la vittoria di uno dei due. E in ogni caso, con la vittoria di uno dei due è ovvio che si creano molti problemi. Per Senti, c'era una. quanto io non credo, a questa cosa del PD che dice: guardate che se fate uno dei vostri il governo cade, eccetera, perché secondo me assomiglia molto alla questione, se va via Conte si va a elezioni. Dopodiché li vogliamo vedere andare alle elezioni. Quindi tu non scommetti su un caos politico successivo, Sì, comunque. scommetto in un casino, ma non che il casino sia noi ritiriamo il nostro appoggio al governo Draghi, no? Senti, c'era chi ci Tu lo scriveva. perché? Tu lo pensi possibile che se per caso con una prova di forza venisse eletta la Casellati, la reazione degli sconfitti del PD in particolare sia togliamo il nostro, portiamo via i ministri al governo Draghi? Io voglio vedere come deve essere detta la Casellati prima di arrivare a Sì, questo. ma se si arrivasse all'assurdo, Ma anche se il PD esce dal governo, il governo continua, Peter. Il governo non ha sì. bisogno di. Avrebbe peraltro i voti, però allora forse Draghi sarebbe autorizzato davvero a dire non ci sto più, perché io sono venuto La qua per un maggioranza governo, ha preso l'incarico. per un governo di unità nazionale. Certo, poi vorrei capire a chi conviene. Tutto Esatto. questo, cioè, sacrificare l'equilibrio politico per portare chi? Io potevo crederci su Berlusconi perché Berlusconi ha sempre molte leve che diciamo, riescono a convincere gli Per alleati. portare chi? Esatto, per portare la Casellati che ha un problema. Se io domani Salvini vado al governo e mi trovo in una situazione in cui si trova come si trova il governo Draghi oggi, cioè con le aziende italiane che mentre l'Europa e gli Stati Uniti fanno la voce grossa con Putin per l'Ucraina, vanno a trattare affari commerciali direttamente con Putin, io immagino già cosa accadrebbe non solo sui giornali ma in tutta Europa nei confronti della Lega che solo ieri l'altro ha votato in Europa, si è astenuta su una risoluzione che riguardava l'attività di propaganda sui social, le fake news da parte della Russia, eccetera, eccetera. Immaginiamo già cosa potrebbe accadere. Tu hai bisogno di avere lì un presidente che almeno certifichi in qualche modo la cosiddetta fedeltà atlantica americana. Perché hai bisogno di avere quell'ombrello, Cioè, hanno detto no a Frattini per questo motivo, figuriamoci, no? diciamo, Certo. in Che poi altre. è molto discutibile. C'era anche oggi un articolo, se non sbaglio, sul Corriere della Sera che la raccontava. È vero che Frattini ha avuto questo tipo di posizione, ma è anche vero che ne ha avute delle altre. Quindi, essere così sicuri che Frattini ci sono delle ambiguità. Ma a scriverlo così dettamente tra i filo Putin è come dire iscrivere Angela Merkel che se ne fotteva rispetto ai suoi affari energetici e roba del genere dei diktat americani, no? Certo. Senti Peter, ci scrivono poco fa, ho perso il commento, sai che poi non li possiamo recuperare più, però ci scrivevano alcuni attori dicendo, ma non si potevano, diciamo, tutte queste discussioni, questi dialoghi, questi vertici fare 2 settimane fa, invece di aspettare le urne aperte con il paese che va più o meno a quel paese? Da una parte sì, è vero che si sarebbe potuto fare allora, però guardiamo un po' il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e la storia. È accaduto, credo, solo 2 volte che i presidenti È siano partito. stati eletti, posso sbagliarmi, 2 o al massimo 3 volte che siano stati eletti, alla prima votazione o nelle prime 3 votazioni. I giochi sono sempre partiti dalla quarta o quinta votazione. La differenza oggi è che anche domani avremo una votazione sola e non ne avremo due per le questioni legate al Covid, magari dopodomani cambia. Non è una roba bella per gli italiani che si chiedono tutto questo, ma diciamo è nella normalità del sistema di elezione. Peter, c'è però un'altra cosa, diciamo, che continua un attimo a muoversi ed è, appunto, ne abbiamo parlato all'inizio, non l'abbiamo approfondita, il fatto che c'è un pezzo del Parlamento che vota e vuole un bis di Mattarella nonostante il no fermo.
Questo è un fallimento dell'attuale sistema politico, dell'attuale fase politica, che non riescono a guardare oltre il loro naso, addirittura votano uno che gli ha detto no ed è scappato praticamente a Palermo per vedere eletto il suo successore. Certo che è un fallimento dell'attuale sistema politico, però il fallimento dell'attuale sistema politico inizia col governo Draghi, no? Cioè nel momento in cui con quella manovra di palazzo viene posto Draghi, dopo un lavorio durato mesi e mesi, che era molto tempo, e a quel punto inizia lì. O forse inizia ancora prima. Inizia col fallimento del governo giallo-verde. Nel senso che due forze che si erano combattute si mettono insieme per fare un governo, fanno un patto scritto, peraltro fatto piuttosto male, perché a differenza del patto scritto tedesco è stato in molti casi un accumulo tra le due posizioni, e poi una delle due forze, Salvini, convinto di poter andare alle elezioni e di avere pieni poteri, fa saltare tutto e da quel momento incomincia a pagare non solo i 5 Stelle, ma incomincia a pagare anche lui, che è arrivato al 34%, vede poi a perdere progressivamente. L'inizio del fallimento è stato quello, o forse ancora prima, nel momento in cui il Partito Democratico aveva la volontà di fare il governo con i 5 Stelle. E dalla sera alla mattina il rottamatore, con quell'intervista che diede a Fabio Fazio, disse: la cosa non si fa più. Hanno fallito, questo è indubbio. Poi possiamo andare a individuare le diverse responsabilità. Ma il fallimento è insito non tanto nel sistema elettorale, ma nei risultati elettorali. Insomma, con qualunque sistema elettorale. Questo è pessimo. Col 30% dei voti non governi. Devi fare per forza un governo di coalizione. I governi di coalizione sono semplici quando sei in due. Quando sono in tre cominciano ad essere un po' più complicati, quando sono in quattro sono impossibili, insomma. In questo senso, no? Il fatto che il 30% non governi, si va verso un'epoca politica evidentemente in cui sarà sempre peggio, perché si parla di un proporzionale puro, no? Il prossimo giro, non solo ci sarà un proporzionale puro, ma ci saranno anche, diciamo, meno parlamentari, ancora bisogna capire che effetto avrà sugli equilibri politici questa diminuzione di seggi. Non c'è forse il fatto che non riesca ancora a sbocciare questo nome terzo e quindi Salvini si accontenta di fare il kingmaker di un terzo nome, eleggerlo, paura per il futuro, cioè hanno comunque la paura e quindi vogliono Quirinale uno vicino a loro che lì un attimo tuteli, visto che davanti c'è, diciamo, un po' una nube che non si capisce bene che cos'è, non si sa se è la Terza Repubblica, se siamo già nella Quarta, insomma, un periodo abbastanza caotico. Sì, è molto possibile, vedi, per uscire da questi risultati elettorali, che poi possono cambiare, perché abbiamo visto forze politiche che salivano e scendevano, però stando al panorama offerto oggi dai sondaggi, per uscire da questo sistema ci sono due strade istituzionali. Uno è un maggioritario puro all'inglese, o meglio tre ce ne sono. Uno è maggioritario puro all'inglese di collegio. Collegi piccoli, vince il parlamentare che arriva primo, tutti gli altri restano fuori. In quel modo di solito salta fuori o un partito o al massimo due che hanno più voti di tutti gli altri. Oppure un sistema col ballottaggio alla francese, che però implica il semipresidenzialismo, oppure il presidenzialismo puro, diciamo, all'americana. Il problema è che mentre la prima soluzione tu la puoi fare con una legge elettorale, le altre due soluzioni, a cui io francamente non sono più così contrario come in passato, perché io non la vedo più il pericolo che abbiamo avuto nel passato dell'uomo forte, eccetera. Vedo solo la necessità di avere una Costituzione con check and balance, una Costituzione che dica anche che puoi fare il presidente in una vita, ma per un periodo di tempo lungo corto. Il problema è che questo richiederebbe la riscrittura di un pezzo enorme della Carta Costituzionale, e realisticamente non ci possiamo fidare di questi parlamentari.
L'unica riscrittura che andrà bene o male, che però potrà essere giudicata perché è semplice, è quella che è stata fatta col taglio dei parlamentari, perché sono intervenuti sostanzialmente su un articolo. Quando pensa a quello che è stata la riforma di Renzi, fallita, e quello che è stata la riforma del titolo quinto, con cui tutti gli italiani adesso sono incazzati per via della sanità, vedete che insomma, il Parlamento così non è in grado di farla, bisogna essere realistici. Il maggioritario collegio lo faranno mai? No, non lo faranno mai, perché questo implica il fatto che la stragrande maggioranza di loro non rientrerà, perché devi avere dei candidati forti sui singoli collegi, cosa che adesso non ci sono, e quindi troppi avrebbero paura. Insomma, noi siamo destinati o alla palude a questo punto, salvo che ci sia un cambiamento. Cioè, di fatto, voglio dire, sarà interessante vedere alle prossime elezioni cosa accadrà quando gli italiani andranno a votare pensando una cosa sbagliata, ma che ci sarà. Se voto Lega, voto per Salvini Premier. Se voto Meloni, voto per Meloni Premier. Se voto PD, voto per Letta Premier. Se voto 5 Stelle, voto per Conte Premier. Non sarà così, perché non è vero che è così, ma nella testa di molti questa cosa scatterà. E allora lì sarà interessante, magari qualche risultato può cambiare, ma non è che vedremo qualcuno che prende il 50%, no? Bene, Peter, siamo in chiusura, il Quirinale, le trattative proseguono, bisogna capire un attimo appunto come arriveremo a questa notte. Salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri lettori e gli ricordiamo che però proprio perché il Quirinale appunto prosegue, fra mezz'ora alle 17, sì, alle 17 torna il nostro talk politico Quirinal Tango. Il talk del fatto che è ideato da Antonio Padellaro. Oggi sono ospiti Silvia Truzzi, Tommaso Montanari e Paola Zanca in collegamento da Montecitorio. Conduce Silvia Donghia e quindi direi che noi ci diamo appuntamento qui a domani alle 16 e vi invitiamo a rimanere comunque connessi.